L'Italia dei Valori, tramite il capogruppo regionale Carlo Costantini, denuncia situazioni poco chiare che coinvolgerebbero la Team, la provincia e il comune di Teramo. Il consigliere comunale del PDL di Giulianova, Gianluca Antelli, contesta il sindaco Francesco Mastromauro per l'affidamento del servizio rifiuti all'ecologica Sangro. Ad Alba Adriatica una firma blocca il progetto di installazione delle telecamere di sorveglianza in città. Il premio Teramo finalmente dopo tanti anni ha una propria sede, la soddisfazione del segretario Simone Gambacorta. Terzo successo consecutivo per la Banca Tercas Teramo che ieri sera ha espugnato il parquet della Novi Più Casale. Biancorossi non più ultimi in classifica. In seconda divisione il Giulianova deve fare la conta degli indisponibili per la sfida interna contro il Campobasso, in dubbio Morga, Zoppetti e Daniello. In Serie D il portiere Andrea Cappa ha finalmente firmato per il Teramo, l'estremo di difesa in campo domenica contro il Real Isernia. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Teleponte, questa è la prima edizione del nostro telegiornale. Buongiorno, diamo subito inizio a questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di politica perché questa mattina l'Italia dei Valori tramite il capogruppo regionale Carlo Costantini ha denunciato situazioni poco chiare che coinvolgerebbero Comune, Provincia di Teramo e Team. Sentiamo. L'Italia dei Valori fa sentire la sua voce e lo fa per denunciare alcune criticità della provincia di Teramo, ponendo l'accento soprattutto su presunte situazioni poco chiare della politica territoriale. Io quello che ho visto accadere su questo territorio non l'ho visto accadere in nessun'altra parte d'Abruzzo, ma potrei dire anche d'Italia, cioè amministratori di società pubbliche che si assumono, si autoassumono, assessori medici indagati per reati gravissimi contro la pubblica amministrazione che vengono promossi, dirigenti di strutture all'interno delle ASL, una società che viene selezionata per gestire il servizio di rifiuti e si ritrova senza gardappalto a gestire il servizio cimiteriale, insomma qui accade di tutto e questo devo dire che nasce purtroppo da uno scarsissimo controllo di legalità sull'attività degli amministratori pubblici all'interno delle istituzioni. Se tutto questo accade solo a Teramo ci sarà una ragione. Io credo che ci sia una sorta di senso di impunità da parte di tanti che li spinge a fare cose che, per dire, a Pescara, in qualunque altra realtà abruzzese, un amministratore pubblico non si sognerebbe mai di fare. Per questo è fondamentale la presenza dell'Italia dei Valori in Consiglio Comunale e in provincia di Teramo, in consiglio provinciale, perché lo scopo del nostro partito in un contesto nel quale siamo l'opposizione come questo è proprio quello di inseguire, denunciare e svelare tutto ciò che di negativo si sta realizzando all'interno di queste istituzioni. Quindi l'Italia dei Valori vuole che un po', diciamo, i cittadini aprano gli occhi? Ma noi vogliamo più trasparenza e soprattutto vorremmo che tutta la politica di centrodestra e di centrosinistra si rendesse conto una volta per tutte che non è questo il modello da trasferire ai cittadini. La cronaca aveva studiato bene le istruzioni di un gioco da tavolo con sistema di irrigazione incorporato, ma come pianta da coltivare in un appartamento affittato appositamente aveva scelto la canapa indiana. E a soli 18 anni è finito in manette per detenzione e coltivazione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando i carabinieri della compagnia di Giulianova hanno fatto irruzione nella casa di Silvia hanno trovato 48 grammi di marijuana, 7 di cocaina suddivisi in dosi, insieme a bilancini di precisione e attrezzi per il confezionamento, ma soprattutto in un armadio una vera e propria serra tale da far impallidire il più esperto dei botanici, hanno commentato gli stessi investigatori. Un faro alogeno stimolava la fotosintesi clorofilliana riflettendo la luce su carta argentata che foderava appunto l'armadio nel quale era in funzione anche un ventilatore. Parliamo adesso di sanità. Il nuovo atto aziendale della ASL e la tutela di alcuni servizi e reparti sono stati al centro di un incontro ieri a Teramo tra il primo cittadino di Atri, Gabriele Astolfi, e il commissario straordinario per la sanità, Gianni Chiodi. Nello specifico è stata avanzata formalmente al manager Giustino Varrassi la richiesta che urologia rimanga a pieno regime H24, quindi con possibilità di ricoveri ordinari, anche alla luce del potenziamento dei macchinari previsti
previsto per il reparto, per il quale è prevista anche la dotazione di un litrotitrore. E poi, per quanto concerne invece la psichiatria, la richiesta unanime del sindaco e del comitato è quella che il servizio resti struttura semplice a valenza dipartimentale, sempre a regime H24, a direzione universitaria, con una specializzazione in riabilitazione psicologica e trattamento della patologia di Alzheimer. Il Comitato Sanità ha convocato la prossima riunione per mercoledì 18 gennaio al fine di confrontarsi nuovamente su temi importantissimi per il San Liberatore. A Giulianova adesso, per tornare a parlare della questione dei rifiuti, perché il consigliere comunale del PDL Gianluca Antelli pone dei dubbi sull'iniziativa adottata dal sindaco Francesco Mastromauro, che il 16 dicembre scorso ha deciso di affidare il servizio di raccolta porta a porta all'ecologica Sangro. Vediamo. Dubbi e perplessità sull'affidamento del servizio di raccolta porta a porta all'ecologica Sangro. Li nutre il consigliere comunale del PDL di Giulianova, Gianluca Antelli, che con una nota ha deciso di ripercorrere le varie tappe che il sindaco Francesco Mastromauro ha seguito per arrivare all'affidamento del servizio ad una nuova società. Premesso che il sindaco ha il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire emergenze sanitarie di igiene pubblica, fa sapere Antelli, è incomprensibile come lo stato di emergenza si sia protratto e reiterato nel tempo per il comune di Giulianova. Per urgenti si intende infatti immediatezza dell'ordinanza per prevenire emergenze, per contingibili si intende ordinanza per eventi eccezionali ed imprevedibili. Per Antelli apparirebbe del tutto poco trasparente il fatto che il sindaco Mastromauro, nel compiere la scelta del gestore, non abbia richiesto alcun preventivo ad altri soggetti per valutare tra più soluzioni quella più economica, più vantaggiosa per il comune e per i cittadini di Giulianova. Sul costo del servizio accettato dal comune di Giulianova a seguito dell'ordinanza emessa il 16 dicembre 2011, questo è il quadro che ne viene fuori. Raccolta e trasporto presso impianti dei rifiuti urbani ed assimilati, 130 euro ad abitante. Spazzamento valutato in 26.000 euro al mese. Quindi Antelli si chiede se i costi dello smaltimento del rifiuto indifferenziato secco e del conferimento del rifiuto organico, appunto, che riguarda il territorio di Giulianova, non essendo specificati in ordinanza, sono dunque compresi? Se non fosse così, a quanto sopra si aggiungerebbero circa 50 euro ad abitante, portando a livelli altissimi il costo, appunto, per cittadino. Antelli inoltre propone la comparazione fatta dal presidente della Team Fernando Cantagalli sul costo complessivo per il ciclo integrato dei rifiuti del comune di Termoli, dove la Team si è aggiudicata la commessa, 128 euro per abitante, quanto per condizioni speculari spende il comune di Giulianova per il medesimo servizio, 186 euro per abitante. Di tutto ciò credo che il sindaco Mastromauro, conclude il consigliere del PDL, sia chiamato a dare delle spiegazioni, per questo mi farò promotore di una richiesta come primo firmatario, convinto di coinvolgere quanti più consiglieri comunali al fine di promuovere un urgente consiglio comunale. Andiamo adesso sulla costa teramana, precisamente ad Alba Adriatica, dove una firma blocca il progetto di installazione delle telecamere di sorveglianza. Sentiamo. Ci troviamo all'interno del parco pubblico della Bambinopoli comunale, nella zona nord di Alba Adriatica, uno dei punti sensibili individuati per posizionare le telecamere di sorveglianza. Una firma però al momento da parte del funzionario blocca l'avvio del progetto annunciato da tempo dall'amministrazione comunale. Un progetto che dovrebbe accrescere la sicurezza in alcuni punti sensibili della cittadina, ma che al momento resta ancora nel limbo delle buone intenzioni. O meglio, la giunta comunale, nel settembre scorso, su proposta dell'assessore alla sicurezza Cesare Di Felice, aveva licenziato un atto di indirizzo, nel quale erano stati individuati anche i punti sensibili dove posizionare le telecamere di sorveglianza, circa una dozzina. 4 mesi, un tempo utile per sbrigare le pratiche burocratiche e poi affidare l'incarico tecnico per progettare l'intero sistema. 4 mesi però sono trascorsi senza che nulla o quasi sia stato fatto in questa direzione. Tutto è ancora fermo al palo per la mancanza di una firma da parte del responsabile al settore della vigilanza e sicurezza. Le ragioni per le quali al momento l'ok da parte del funzionario non sia arrivato non sono ancora chiare. Per far decolare il progetto, nel bilancio del 2011 erano stati stanziati anche dei fondi che ancora devono essere spesi. Di sicuro su questa vicenda si nota chiaro un certo scollamento tra gli obiettivi tracciati dall'organo politico e quelli dell'apparato dirigente del comune. Nel frattempo l'ente intanto continua ad investire fondi propri per controllare con l'ausilio di vigilanti privati le proprietà comunali, di recente meta di vandali e ladri.
A Teramo adesso, perché dopo 42 anni il premio Teramo ha una vera e propria sede che si trova nella Casa Urbani, vicino Piazza del Sole, che ha ospitato fino a poco tempo fa l'Istituto Braga. La soddisfazione ovviamente del segretario Simone Gambacorta, vediamo. Cosa ne pensate di questa nuova sede? Questi locali che il Comune ha messo a disposizione a Casa Urbani sono un risultato importante, soprattutto perché comporta una coabitazione con l'Istituto Musicale Pareggiato Braga, che è una realtà con la quale noi intendiamo anche collaborare più avanti. Comunque Casa Urbani è un'ottima sede al centro, un luogo storico della nostra città, così come per altro verso è storico il Premio Teramo. Noi abbiamo chiesto al Braga, che in questo momento occupa questi spazi, di riservare uno spazio alla segreteria del Premio Teramo, così come anche il FAI ha una sede qui a Casa Urbani, e quindi insomma il presidente Melarangelo ha accolto di buon grado questa nostra richiesta, e quindi il Premio Teramo avrà una segreteria, avrà una sede, ed è la prima grande novità. La seconda grande novità è quella che il primo premio sarà in qualche modo sponsorizzato dai tre clubs teramani, Lions, Rotary e Panatron, e stamattina erano presenti anche loro alla conferenza stampa. Questo è un altro segno importante di come la città si stringe intorno a questo premio e si rende conto del momento finanziario economico difficile che c'è a livello internazionale, direi, ma di che non ha risparmiato nemmeno il Premio Teramo, per cui noi siamo veramente contenti ed onorati di avere questi tre clubs che danno una mano al Premio Teramo. La Banca di Teramo apre il calendario degli incontri culturali del 2012 con una mostra d'arte che sin da adesso si annuncia di grande interesse. Sabato prossimo, 14 gennaio infatti, alle 17.30 alla Sala Carino Gambacorta della sede centrale dell'Istituto in Viale Crucioli 3 a Teramo, ospiterà l'inaugurazione della mostra di pittura di Antonio Del Donno. All'inaugurazione prenderà parte il professor Gianni Garrera, che relazionerà sulla figura e sull'opera di Del Donno. A pronunciare il discorso introduttivo sarà il presidente della Banca di Teramo, l'onorevole Antonio Tancredi. La mostra, ad ingresso gratuita, resterà aperta sino al 14 febbraio 2012. A Corropoli, adesso, per parlare dell'iniziativa che sta promuovendo l'associazione Parnasos di Corropoli, appunto, che proporrà nei prossimi giorni, in occasione della giornata della memoria, una serie di appuntamenti per non dimenticare. Vediamo. In occasione della giornata della memoria, l'associazione Parnasos ha organizzato una serie di iniziative in programma il 26 e il 27 gennaio prossimi. Sì, il 26 è rivolto alle scuole e coinvolge anche un sopravvissuto ad Auschwitz, che è il signor Mieli, un ebreo romano, e il presidente dell'AMPI di Giulianova, Antonio Franchi, che ci racconterà la resistenza in Val Vibrata. E invece il 27 a sera è dedicato a tutti quelli che vogliono venire a ricordare, a prendere consapevolezza di quello che è successo e che non deve mai ripetersi, mai più. Iniziative queste per non dimenticare, dove si svolgeranno? Alla Badia di Corropoli, Santa Maria di Meiulano, e importante perché è stato un campo di internamento durante la Seconda Guerra Mondiale e erano internati non solo ebrei ma anche polacchi, dissidenti politici. E quindi ci sembrava importante proprio strutturare e fare lì in quello scenario, che è di fondamentale importanza, insomma, per la memoria collettiva, non solo vibratiana ma in generale nazionale, se vogliamo. Quindi i temi trattati saranno sicuramente molto interessanti, l'invito è a partecipare. Assolutamente sì, per non dimenticare, per ricordare, per sottolineare l'importanza di questo momento storico che ci appartiene tutti. E adesso andiamo a vedere quali sono stati alcuni dei titoli più importanti presenti quest'oggi sui quotidiani locali. Rassegna stampa locale giovedì 12 gennaio 2011. Il centro cronaca omicidio di Melania, inchiesta chiusa. Parolisi l'unico accusato, la procura vuole il giudizio immediato. Teramo servizio civile, 500 giovani per 60 posti. I ragazzi prescelti lavoreranno per un anno a 433 euro al mese. Mala sanità, morte in corsia, 14 medici restano indagati. Il GIP riapre l'inchiesta sul teramano Mazzagatti, deceduto dopo 7 interventi. Teramo sosta a pagamento, il no dei negozi. Il nuovo piano con 2000 parcheggi non piace ai commercianti del centro. Martinsicuro, la Croce Verde, feste pagate da noi. L'associazione respinge le accuse dell'ex capo dei vigili urbani.
La città Teramo, mai più parcheggi gratis all'ospedale Mazzini. Le strisce bianche saranno riservate a medici, infermieri e dipendenti della ASL. Cronaca, caccia al rapinatore della sala slot di Via Pepe. Oggi sarà dimesso il titolare pestato a sangue. Provincia, premia i funzionari, cambiano le regole. Val Vibrata, l'ex capo dei vigili, ci lasci lavorare in pace. La Croce Verde respinge la denuncia di De Santis contro Monti sulle presunte feste primate tenute nella sede dell'associazione a Martinsicuro. Il Messaggero, Teramo, loculi anche per gli animali domestici. La novità prevista nell'ampliamento del cimitero comunale. L'inchiesta, Legionella, medici scagionati, chiesta l'archiviazione per la morte sospetta della sfollata aquilana. Allarme sicurezza, aggredito a bastonate, sta meglio. Giulianova, derubata l'allenatrice nei guai. Pista di pattinaggio, chiesto il rinvio a giudizio per la Piccioni. Il tempo, zooprofilattico, il commissario boccia il direttore, annullate tutte le 39 delibere adottate il 27 dicembre. Industria e divertimento, la crisi non risparmia i locali da ballo, bilancio negativo tracciato dopo le festività dalla Silb Confcommercio. Indagini, finanziamenti veri, pista di pattinaggio fantasma. Chiesto il rinvio a giudizio per una 48enne di Giulianova accusata di truffa. Adesso invece è il momento di vedere quelle che saranno le previsioni nelle prossime ore con meteoteramo.it. Vediamo. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Bella giornata di sole su tutto il territorio provinciale. Tra sera e notte possibile formazione di foschie sulle zone pianeggianti e lungo i litorali. Temperature in aumento, massime comprese tra 11 e 14 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 12 e 15 gradi sulle coste. Venti assenti o deboli variabili, mari calmi o quasi calmi. Ed eccoci alla pagina sportiva, apertura tutta dedicata al basket e alla Banca Tercas Teramo. Terza vittoria consecutiva per i biancorossi che si aggiudicano lo spareggio salvezza contro la Novi Più Casale. La squadra di Ramagli vince 60-62 al Palaferraris con una tripla decisiva di Di Brown. Il servizio. Abbiamo capito che il segreto delle super prestazioni di Di Brown sta tutto nelle sue scarpette arancioni, che a Cantù gli hanno permesso di fare 34 punti e che ieri a Casale gli hanno fatto mettere a segno la tripla della vittoria con un tiro tendente all'impossibile, per usare i termini del post-gara di coach Crespi della 9+. Mors tua vita mea, nello spareggio salvezza, il play rapper le suona dall'arco a Casale Monferrato con un 5 su 9 che non dice quanto sia stata importante anche la tripla della parità, ovvero il 55-55 agguantato nell'ultimo minuto. La Banca Tercas Teramo ha costretto Casale a giocare ai suoi ritmi, con coach Ramagli che non si è fatto mettere sotto scacco dalla decisione del suo collega di convocare Namaka ed ha puntato tutto sugli esterni, lasciando in tribuna Green per frenare poi, come è stato, la vena realizzativa di Jennings e Temple. La moria di rimbalzi che era lecito aspettarsi tra le file della Tercas in campo senza un pivot puro non c'è stata. Anzi, Teramo ha dominato sotto le plance catturando 38 rimbalzi contro i 33 degli avversari. Merito di Brandon Brown, che si è riposato a punti ma ne ha catturati 10. Merito di Achille Polonara, che ha dato sbocchi all'attacco della Tercas, ma che ha anche pareggiato il conto dei rimbalzi del vecchio Brandon. E merito anche di Borisov, che nella giornata decisamente no a punti con 1-0 finale e almeno prezioso sotto le plance. Buon esordio per Anthony Goods, che a volte ha dimenticato i giochi provati in allenamento, ma che ha dato 9 punti e 4 rimbalzi importanti nell'economia finale della gara. È la prima volta in stagione che Teramo vince una gara in campionato con una percentuale realizzativa dall'arco superiore a quella dei tiri da 2 punti, 39 contro il 32%. Vincere fuori casa con questi numeri vuol dire aver avuto carattere e sostanza, cosa che ha permesso di agguantare la terza vittoria consecutiva e di fare bye bye all'ultimo posto in classifica, lasciato proprio nelle mani della 9+. Ora Teramo è a pari merito con Cremona e ad una vittoria di distanza da Treviso, che ha dato un altro dispiacere a Milano, e Montegranaro, che ha asfaltato Cantù. E con una classifica corta che vede Caserta al 9° posto, distante solo 2 vittorie, l'importante è continuare a raccogliere quello che si è seminato dalla debacle contro Sassari.
Dunque un successo importantissimo per la Banca Tercas Teramo. Intanto vi diciamo che questa sera alle 22.35 vi proporremo appunto su Teleponte, sugli schermi di Teleponte, la partita vinta dalla Banca Tercas Teramo sul parquet della Novi Più Casale Monferrato. Adesso il calcio, dunque lasciamo il basket, parliamo del Giulianova perché in vista della sfida interna contro il Campobasso mister Tiziano De Padre dovrà fare i conti con alcuni giocatori indisponibili. Morga si è fermato ieri sera, dovrà restare fermo per le prossime 24 ore, in dubbio anche Daniello, e da verificare le condizioni di Zoppetti. Facciamo il punto però con questo servizio. Problemi di formazione per il Giulianova che domenica prossima affronterà al Fadini il Campobasso. Oltre a Zoppetti ai box si sono fermati anche Daniello e Morga, tutti e tre dovranno restare a riposo almeno sino a domani. Sabato mattina nell'allenamento di rifinitura il tecnico Tiziano De Padre valuterà le condizioni dei tre giocatori di esperienza. Comunque il trainer giallorosso sta anche pensando a delle alternative perché l'obiettivo è quello di schierare la migliore formazione. In attacco, se Morga non dovesse farcela, Picone sarà l'unica punta con Carbonaro che partirà largo dalla destra. A centrocampo Daniello dovrebbe essere recuperabile, in caso contrario l'alternativa sarebbe il rientrante della Penna. In difesa invece la situazione è più preoccupante, mancherà Terrenzio per squalifiche, se Zoppetti non dovesse farcela il tecnico giuliese dovrebbe proporre la coppia Testoni-Faragalli che ha comunque fatto bene in campionato quando è stata chiamata in causa. Intanto il presidente Dario D'Agostino è in contatto con il Napoli e la Regina per la risoluzione di alcune interessanti comproprietà. Su tutte quella di Jacopo Dezzi, ormai nell'orbita della prima squadra allenata da Mazzarri. Il Giulianova vorrebbe incassare subito i contanti con la cessione definitiva del giocatore che piace anche al Chievo. Stesso discorso vale anche per Francesco Bontà, che la Regina ha lasciato alla società di Via Migliori per un anno. E Bebi, alle società con cui è in corso la comproprietà, avrebbe denaro fresco per garantire a metà febbraio il pagamento degli stipendi e dei contributi, evitando ulteriori penalizzazioni. Tornando alla gara col Campobasso, la formazione molisana si presenterà con una batteria di giovani, anche perché la società ha deciso di iniziare a cedere i giocatori di maggiore esperienza, perché non più in grado di far fronte agli impegni economici. Il Teramo tornerà a giocare in casa domenica prossima ospitando il Real Isernia, matricola di Serie D, ma a quota 30 punti in classifica e quindi in piena zona playoff. Andrea Cappa ha firmato ieri per la squadra biancorossa e sarà disponibile al posto dello squalificato Serraiocco. Il San Nicolò invece sarà impegnato in trasferta contro la Tessa Val di Sangro, mentre la Sant'Egidiese, orfana di ragazzo per infortunio, se la vedrà contro il Trivento fuori casa. Ascoltiamo proprio il centrocampista giallorosso Massimo Palma. Palma, per la Sant'Egidiese è arrivata una bella vittoria in casa con il Riccione che vi consente di fare un salto in avanti in classifica. Sì, per ora chiamiamo 21 punti, adesso ci aspetta una trasferta delicata a Trivento dove domenica hanno ricevuto una brutta sconfitta, sono anche molto motivati e stiamo preparando al meglio adesso durante la settimana. Vediamo come andrà, diciamo che loro all'andata ci hanno battuto 2-1 in casa e niente, adesso il mister ci tiene molto per domenica, speriamo di ripagare la sua fiducia. Almeno in casa la Sangiese sembra aver trovato una quadratura, adesso bisogna cercare insomma di fare risultato anche in trasferta. In trasferta siamo riusciti a raccogliere pochi punti, anche perché siamo una squadra, diciamo, che giochiamo molto meglio in casa, non so il perché, a dirti la verità. Però adesso speriamo di domenica riuscire a vincere a Trivento, così riusciamo a sfatare anche questo tabù. Anche perché questo riuscire a fare risultato in trasferta vi consentirebbe comunque di dare continuità ai risultati e di prepararvi a quelli che sono alcuni scontri sulla carta tosti Teramo, Civitanovese e Ancona, insomma, che si materializzano all'orizzonte. Dopo Trivento ci aspetta, come detto, Teramo e Ancona, due gare difficilissime, anche con il Trivento, diciamo, tre gare difficilissime. E speriamo almeno di fare 3 punti domenica e poi giocarcela con le tre, diciamo, favorite per vincere il campionato. L'ultima notizia prima di salutarci: ritorna il campionato di Serie A femminile di pallamano, la Leader Cup, dopo l'eliminazione
In Coppa Italia ospiterà sabato prossimo alle 18.30 il Sassari capolista, mentre la Tecnoelettronica sarà invece impegnata ad Enna sabato e domenica per provare a conquistare la Final Four di Coppa Italia. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per averci seguito e come sempre vi ricordiamo i nostri programmi alle 15, 4 chiacchiere a 4 giorni, quest'oggi condurrà il nostro direttore Alfredo Giovannozzi e poi alle 17.30 l'informazione in diretta flash e ancora ampia edizione del telegiornale serale alle 19.15, poi Casa Teramo alle 21 e a seguire alle 22.35 subito dopo l'edizione flash notturna. Potrete seguire in differita la gara vinta dalla Banca Tercas Teramo contro Novi Più Casale Monferrato. È proprio tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.